crescono disagio e perplessità sulla reale efficacia del PNRR. Sono parole del presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta. Sull'avanzamento del PNRR si è espresso anche Stefano Allegri, presidente dell'Associazione Industriali di Cremona. Il commento è abbastanza standard, no? Nel senso che l'utilizzo dei fondi è basso rispetto a quelle che sono le opportunità che possono esserci in termini di spesa. Non mi ricordo se siamo a qualche decina di punto percentuale sul totale, e quindi è necessario in qualche modo accelerarne l'utilizzo o comunque capirne un'eventuale riorganizzazione, dato che mi pare che sia uno dei capitoli possibili all'interno della negoziazione dell'utilizzo dei fondi. Non è un tema contingente che dipende dalle ultime settimane, è un problema di setup, di impostazione, di inizio attività. Certo che i tempi dell'Europa sono in contrasto con la velocità della burocrazia che caratterizza il nostro paese. Questa è l'evidenza oggettiva, che la nostra burocrazia pesa troppo rispetto a quelli che sono i processi che si svolgono anche negli altri paesi. Perché se l'Europa è una per tutti, come noi abbiamo dei tempi per spendere i fondi del PNRR, così anche per gli altri paesi. E questo confronto dovrebbe farci un po' riflettere su come di fatto noi spendiamo il tempo e le energie.